Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, primo forum Città di Massa per segnalare e denunciare gli abusi. Progetto regionale Intense, arriva la pista ciclabile che collegherà la stazione di Massa con il Viale Roma. Maltempo, esondati i canali in Versilia, al lavoro con escavatori, pompe e sacchi di sabbia. Cava col pelato, sorpresa al lavoro senza compatibilità ambientale, il Parco delle Alpi Apuane si prepara alla battaglia legale. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati all'ultimo appuntamento per questa settimana con l'informazione di Antenna 3. Tra le iniziative per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne si è tenuto il primo forum Città di Massa. Segnalare e denunciare per prevenire la violenza è il messaggio lanciato dalle istituzioni ai giovani. Ce ne parla in questo primo servizio la nostra Benedetta Bianchi. La casa rifugio nel comune di Massa, gestita dal centro antiviolenza Duna, solo in questo 2018 ha ospitato 10 minori con 6 madri e l'associazione ha seguito 105 donne dal punto di vista legale, psicologico e nel percorso di ascolto. Sono alcuni dati forniti da Francesca Rivieri e Erika Balestri di Duna nel corso del primo forum Città di Massa contro la violenza alle donne, voluto dall'amministrazione comunale per aprire una riflessione sul tema e sensibilizzare soprattutto i giovani. Molti infatti quelli presenti nella sala consigliare dove si sono susseguiti gli interventi del sindaco Francesco Persiani, dell'assessora Amelia Zanti, il sostituto procuratore Alessandra Conforti, presenti anche alcuni consiglieri comunali. Tutti dobbiamo condannare questi gesti, saperli vedere, segnalare e contrastare, ha detto il sindaco. Dobbiamo essere sentinelle per aiutare le forze dell'ordine a compiere un lavoro migliore e giornate come queste ci aiutano a riflettere. Non siamo qui per dire no solo ai femminicidi, ma a tutte le violenze di genere, ha sottolineato la Zanti. La violenza contro le donne non è un fenomeno episodico, ma un problema strutturale e noi dobbiamo creare una struttura sociale che aiuti le donne a non sentirsi mai sole. I presenti si sono rivolti più volte ai ragazzi del Palma, del Classico Rossi e dell'Alberghiero che hanno partecipato alla giornata, invitandoli a non chiudere gli occhi, a reagire, a denunciare. A Massa c'è una rete che funziona bene, ha spiegato la Conforti. Si è fatta molta strada nella percezione della violenza, ma dobbiamo alzare il livello di intolleranza senza accettare più la discriminazione. La violenza è l'ultimo rifugio dell'incapace, ha continuato. Date l'esempio di cultura del rispetto, solo così si può evitare e prevenire, perché molte storie hanno visto l'indifferenza accanto. È stato però anche ricordato come ancora molte donne non denuncino le aggressioni e i figli che a loro volta osservano e subiscono le violenze a danno delle madri. Presenti e commossi i familiari di Cristina Biagi, massese, vittima di femminicidio e purtroppo diventata un simbolo del fenomeno. A lei è stata dedicata una targa apposta su una parete fuori dalla sala del consiglio. Ed ora ascoltiamo il sindaco Francesco Persiani su questo primo forum organizzato per riflettere sul tema della violenza di genere e l'importanza di coinvolgere le scuole. Abbiamo voluto dare veramente quest'anno un significato profondo a questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne e l'abbiamo voluto fare mettendo insieme tutta una serie di realtà, tutti i soggetti che ruotano attorno a questo mondo e che non soltanto ci permettono di riflettere, di pensare a cosa poter fare, ma prendiamo atto di quello che già tanto è stato fatto e stiamo facendo, a partire da quello che è l'attività dell'amministrazione comunale, il sostegno attraverso gli assistenti sociali, attraverso il centro antiviolenze, così come il ruolo delle forze dell'ordine, della magistratura e tutto il contesto, tutta la comunità, tutta la rete che attorno a questo difficile tema, questo tema sul quale noi siamo molto sensibili, si deve muovere e si è mosso. E insieme a questo unire anche la sensibilità artistica dei ragazzi del liceo artistico del Palma e del liceo musicale con dei brani musicali veramente toccanti, credo che oggi la giornata di ieri, di oggi, quella che seguirà domani, credo che possa, speriamo, portare un contributo anche significativo per sensibilizzare tutti su questo importante aspetto culturale, questa crescita che noi ci aspettiamo, che auspichiamo che possa portare i suoi frutti. Tanto è stato fatto,
tanto viene fatto, ma qualcosa ancora c'è da fare. Non dobbiamo perdere mai la speranza, sappiamo che soprattutto sui giovani dobbiamo puntare. Dobbiamo sulle ragazze, sui ragazzi, perché le ragazze devono sapere di non dover più tollerare violenza da nessuno, ma i ragazzi sanno anche che questa violenza non è più consentita. Il nostro livello di tolleranza è zero, quindi su queste cose noi diciamo basta, basta con la violenza, e quindi l'impegno è quello di sostenere iniziative di questo genere e portarle avanti anche nei prossimi anni e anche in tutte le occasioni in cui sarà possibile, perché grazie anche al contributo dei giovani che attraverso la loro arte catartica riescono a superare quello che è anche un dramma, quello che purtroppo sappiamo che è una violenza a volte atroce, che le donne, le fasce più deboli, gli stessi figli a volte, direttamente o indirettamente, cronaca di questi giorni, vediamo che stanno subendo. Questo ci deve dare però la luce della speranza. La speranza che questi fenomeni si devono curare, si devono prevenire, si devono superare. Quindi noi siamo qui e ringrazio tutti, ringrazio l'assessore Zanti, l'assessore Marnica, tutta l'amministrazione comunale che ha contribuito, ringrazio tutti i professori e gli alunni delle scuole superiori che hanno partecipato a questa iniziativa, e mi auguro che possa essere apprezzata da tutti, dai cittadini. E sempre nell'ambito delle iniziative della giornata contro la violenza di genere, al primo piano del Palazzo Comunale è stata inaugurata un'installazione prodotta dagli studenti del liceo artistico. Una serie di letti da cui inizia la violenza, con lenzuola riportanti pensieri a tema. Sono esposti anche gli elaborati da cui sono stati scelti il manifesto di questa giornata e il logo di Fabiola Vannucci, che diventa il simbolo dell'amministrazione utilizzato per questo tipo di iniziative. Al piano terra, all'entrata del comune, invece, è esposta una mostra fotografica di Francesca Iardella. Ed ora voltiamo pagina. Una pista ciclabile di collegamento tra la stazione di Massa e il Viale Roma sarà realizzata entro la fine dell'anno all'interno del progetto regionale Intense. Ma vediamo insieme tutti i dettagli con Benedetta Bianchi. Entro fine anno Massa avrà una nuova pista ciclabile che collegherà la stazione ferroviaria con il Viale Roma, un intervento atteso che permette di raccordare il trasporto su rotaie con quello ciclopedonale, ha affermato Marco Guidi, assessore ai lavori pubblici e mobilità. La ciclabile rientra nel progetto Intense approvato nell'ambito del piano di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020, di cui è capofila la Regione Toscana. La Giunta Persiani ha approvato il progetto esecutivo da quasi 35.000 euro finanziati dalla Regione. L'idea è quella di andare verso un innalzamento del benessere. L'opera infatti ha lo scopo di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento atmosferico sull'asse di via Carducci, dove sono presenti la sede centrale di Poste Italiane e vari centri commerciali. Soddisfatto l'assessore Guidi, perché finalmente si tornano a creare piste ciclabili in città, ha detto, e possiamo iniziare così un percorso di promozione della mobilità sostenibile. Nello specifico, il percorso avrà inizio da piazza 4 Novembre per immettersi in via Poggioletto fino all'intersezione con via Carducci. Il tracciato di oltre 500 metri sarà realizzato in parte su una viabilità a senso unico, in parte in via Carducci a doppio senso di circolazione. Per questo in via Poggioletto sarà installato un marche stradale con pannello solare integrato, mentre in via Carducci è prevista l'installazione di uno spartitraffico. Da cronoprogramma, i lavori, compresi della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, dovrebbero terminare tra circa un mese. Il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, va dritto per la sua strada e conferma, ampliandola a un nuovo settore, la decisione dello scorso 3 novembre di ordinare l'apertura di alcuni settori dello stadio. 20 giorni fa il provvedimento riguardava la sola gradinata. Oggi interessa anche la curva sud, anche alla luce degli interventi completati in queste settimane. Il sindaco garantisce il massimo impegno dell'amministrazione per terminare i lavori in sicurezza il prima possibile, precisando però che serviranno ancora alcune settimane per la realizzazione della nuova uscita della curva sud. Per questo, in occasione della partita di domenica, saranno messe in atto alcune misure compensative per ovviare alla mancanza della seconda uscita di sicurezza. No alla manovra finanziaria del governo Lega 5 Stelle. Questo è il grido d'allarme di Forza Italia, che contesta in toto i punti del documento di economia e finanza varato dal Consiglio dei Ministri italiano. Ma ascoltiamo la dichiarazione del senatore azzurro Massimo Mallegni.
Forza Italia fa un ragionamento legato alla legge di bilancio. Non siamo contenti di questa legge di bilancio, abbiamo di fronte a noi promesse non mantenute. Noi il 4 marzo ci siamo presentati ai nostri elettori come centrodestra dicendo che avremmo dato più sicurezza, più forze di polizia, abbiamo detto che avremmo dato meno tasse alle nostre imprese, abbiamo detto che avremmo aiutato le persone che hanno meno. Ebbene, tre capisaldi del nostro programma e del nostro punto di vista, oggi chi sta al governo non li porta avanti. Come possiamo essere soddisfatti? La flat tax non si fa, il reddito di cittadinanza non tiene conto delle reali esigenze delle imprese e quindi questi soldi, anziché essere dati a coloro che stanno a casa, dovevano essere dati alle aziende per assumere persone e per impedire che le persone stessero a casa. E ovviamente la flat tax, quindi la riduzione della pressione fiscale, non si applica perché viene erogata soltanto a aziende che hanno un giro d'affari di 100.000 euro, vuol dire a nessuno. Da questo punto di vista non possiamo essere che ovviamente scontenti. Noi presenteremo al Senato dal 4 al 21 di dicembre, che sono le settimane in cui discuteremo della manovra di bilancio per il 2019, delle nostre proposte che andranno anche nell'interesse degli enti locali. Noi vogliamo che l'IMU, che i cittadini già pagano, resti, questi soldi restino sui territori e non vadano direttamente nel conto e nel calderone romano, e anche questo non è ottemperato dalla manovra di bilancio, e vogliamo fare in modo che i comuni possano tornare a fare mutui e fare investimenti. Tutto ciò non è garantito e quindi Forza Italia denuncia in maniera forte in tutte le piazze italiane il nostro voto contrario a questa manovra, che non sarà una manovra per la crescita, ma sarà una manovra che porterà indietro il Paese, e già dall'Unione Europea, dalla Commissione e dagli elementi fondamentali di bilancio risulta, e ciò è preoccupante in particolare per lo sviluppo economico e l'occupazione. A causa delle piogge intense sono infatti caduti fino a 90 mm di acqua in Versilia, sono esondati una serie di piccoli canali nella fascia interna, compresa tra la zona di campagna di Pietrasanta e il fiume di Camaiore. Lo rende noto il consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, che sta restando le tracimazioni con escavatori e sacchi di sabbia. Sul fosso della Chiusa, nella zona del Giardo, è in azione una pompa mobile da 600 litri al secondo per alleggerire il carico del fiume. Operai e tecnici presidiano ogni bacino, spiega una nota, da Cinquale a Massa fino a Vecchiano a Pisa. Al momento le piogge sono cessate, ma nella notte è attesa una nuova perturbazione. In particolare i canali sono esondati nella zona di Capezzano Pianore e poi ancora tra Pietrasanta e Lido di Camaiore. Segnali di allerta per il canale di Ponente, oltre il fiume di Camaiore verso Viareggio, dove i tecnici sono al lavoro per alzare l'argine e cercare di contenere l'acqua arrivata al bordo. Il gruppo consigliare del PD di Massa risponde in una nota alle dichiarazioni dell'assessore Baratta in merito al recente bando emesso da Master per formare una graduatoria di avvocati a cui affidare incarichi e all'accusa di immobilismo nei confronti dell'evasione fiscale. Il gruppo afferma che le affermazioni sarebbero volte a smantellare Master e il sistema di controllo pubblico sulle entrate fiscali. Il PD aggiunge che dalla sua fondazione ad oggi Master ha fatto registrare risultati storici sulla lotta all'evasione e che non si possono fare affermazioni vaghe sui temi delicati come questo. In ultimo, il gruppo consigliare PD informa che verrà fatta un'interpellanza chiedendo di verificare la legittimità di queste scelte. Con una interpellanza da discutere in Consiglio Comunale, il gruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Amorese, Bruno Tenerani e Massimo Evangelisti propone di inserire l'uso dei POS ai cimiteri di Mirteto e Turano. I cittadini, per il pagamento delle lampade votive o tumulazioni dei propri cari, spesso hanno difficoltà nel reperire le somme in contanti. Quei soldi poi restano all'interno degli uffici cimiteriali e già in passato si sono verificati dei furti. I consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono quindi l'installazione degli strumenti per il pagamento elettronico da parte di Master, sia per ridurre il disagio agli utenti, sia per limitare i rischi legati alla criminalità. Cava col pelato, il parco delle Alpi Apuane sorprende la ditta al lavoro e si prepara la battaglia legale. Alla ditta che gestisce il parco, infatti, era stata negata lo scorso settembre la richiesta di proroga di compatibilità ambientale. Sentiamo.
La cava col pelato in esercizio sta lavorando a pieno regime. Questo è quanto emerso dal sopralluogo che il comando guardia parco ha effettuato il 15 novembre scorso durante un controllo. Il problema è che la ditta sta lavorando senza la necessaria pronuncia di compatibilità ambientale perché il parco non l'ha concessa. Il 25 settembre scorso, infatti, a detta del presidente del Parco delle Alpi Puane, Alberto Putamorsi, l'ente aveva negato alla ditta la richiesta di proroga di compatibilità ambientale. I nostri controlli ci fanno scoprire che i lavori nella cava stanno continuando, mentre la ditta ci chiede i danni per averne stoppato l'attività, dichiara inoltre Putamorsi. La ditta Ingress RL, che gestisce la cava col pelato Poggio di Sante, da quanto dichiarato era ricorsa al TAR, impugnando sia la delibera 28 sia la pronuncia di compatibilità ambientale emessa dal parco. Ma nel mentre proprio il TAR, il 14 novembre scorso, ha emesso l'ordinanza e ha accolto la domanda di sospensione del parco del 25 settembre, fissando la trattazione di merito del ricorso con l'udienza pubblica del 2 aprile 2019. Il Parco della Puane ora sta valutando un accordo anche con la Regione Toscana su come procedere a seguito delle violazioni emerse dal sopralluogo dei guardiaparco. Siamo intenzionati a difendere fino in fondo la nostra posizione, afferma il presidente Putamorsi. L'area deve essere protetta. Forza Nuova, sezione di Aulla, si schiera contro il sindaco Valettini che, secondo le recenti notizie, aprirebbe l'imprenditoria locale alla Cina. Il segretario territoriale della Lunigiana, Sebastiano Arena, si fa portavoce del secco no di Forza Nuova, sostenendo che l'amministrazione ha il dovere di aiutare le imprese storiche del suo territorio e che Forza Nuova combatterà a fianco dei commercianti e degli imprenditori locali. Sciopero del personale di Trenitalia domenica 25 novembre dalle 9 alle 15. Per i treni regionali potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, anche se saranno salvaguardate le relazioni a maggiore traffico di viaggiatori e la protesta sindacale non interessa le frecce e treni a lunga percorrenza. L'agitazione sindacale potrebbe comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell'inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione e in qualche collegamento con le regioni limitrofe. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, non cambiate canale, rimanete con noi, a tra poco. Dal 1 dicembre al 31 dicembre, Pietrasanta è la città del Natale. È la città dello shopping e dei mercatini a tema più belli della Versilia. È musica e concerti, presepi e proiezioni spettacolari. È eventi, arte e cultura con i suoi celebri musei e la mostra di Romano Cosci. E ci sono anche Babbo Natale e gli Elfi del Bosco. E per Capodanno, tutti in Piazza Duomo a festeggiare il nuovo anno. Dall'1 dicembre al 31 dicembre, Pietrasanta ti aspetta. Matteo Moda e Carlo e Raffaella, dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali jeans Levi's, rifle, giubbotteria Canadiens e Dookers, Luigi Morini, Navigare e capi in pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui abiti uomo lebole e camiceria cassera e per lei la raffinatezza del total look corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda in via Carducci 119 a Massa. In giro c'è aria di Natale. Prepariamoci insieme per creare l'atmosfera perfetta. Luci, addobbi, alberi. A proposito, per i regali di Natale vi abbiamo riservato offerte strepitose. Qualche esempio? Climatizzatore 12.000 BTU con pompa di calore a 199 euro. Stufa pellet con potenza termica 7 kW/2 a 499 euro. Box doccia in cristallo da 6 mm a 99 euro. Questo e molto altro, affrettatevi, l'offerta è limitata, solo dal 22 novembre al 2 dicembre.
Lunedì 26 novembre alle 21.15 presso la sede del Movimento 5 Stelle in Piazza Garibaldi a Massa si svolgerà un incontro di approfondimento sul disegno di legge Pillon sull'affido condiviso dei figli. Nell'incontro saranno discusse le ragioni pro e contro la proposta legislativa. Saranno presenti l'avvocatessa Laura Del Mancino dell'associazione ARPA e l'avvocato Salvatore Di Martino dell'associazione Mantenimento Diretto. Ce ne parla Giulia Baldino. Vorremmo invitarvi noi del Movimento 5 Stelle presso la nostra sede lunedì sera alle 21 per parlare del disegno di legge Pillon. Allora, come tutti saprete, questo DDL ha preso in esame la bigenitorialità nel caso di separazione di genitori con figli e ha portato delle modifiche anche abbastanza sostanziali agli articoli del codice civile o di procedura civile che già prendevano in esame questo tema. Allora, noi abbiamo studiato il disegno di legge, ma riteniamo che ci sia la necessità per noi, ma per tutti i cittadini, anche su sollecitazione proprio di cittadini stessi, di approfondire questo tema e lo faremo con l'ausilio di due avvocati, l'avvocatessa Del Mancino e l'avvocato Di Martino. E vogliamo approfondire questo tema senza ideologia o pregiudizi, però per cercare di capire, soprattutto anche per rendersi conto se c'è margine e possibilità di presentare emendamenti o comunque indurre il Parlamento poi a rivedere queste decisioni. La rubrica degli auguri, andiamo quindi a scoprire chi sono i festeggiati. Il Consiglio Comunale di Massa nell'ultima seduta ha bocciato la richiesta del PD di adesione alla proposta ANCI per riportare nelle scuole l'educazione alla cittadinanza. Esprime rammarico la sezione di Massa dell'Associazione Mazzignana Italiana che ha aderito alla rete hashtag Scuola di Eroi formata da associazioni e singoli cittadini con l'obiettivo di promuovere principi e valori civili come la partecipazione, la legalità, la democrazia e il bene comune attraverso l'insegnamento dell'educazione civica. L'associazione mazzignana si impegnerà comunque a raccogliere le firme, la cui scadenza è fissata il 20 gennaio. Domenica 25 novembre, agricoltori in festa nel centro storico di Castelnuovo Garfagnana per la giornata del ringraziamento. La ricorrenza è molto sentita in campagna e il programma della giornata è fitto di eventi. Alle 11 la Santa Messa nel Duomo di San Pietro e successivamamente la parata dei trattori per le vie del centro. Alla giornata parteciperanno i vertici di Coldiretti con il presidente Andrea Elmi e Maurizio Fantini, direttore Coldiretti Lucca, insieme a delegati responsabili provinciali. Per consentire lavori di manutenzione alla rete gas da lunedì 26 novembre al 21 dicembre in via Lungo Frigido di Ponente, quindi nel tratto tra via Mazzini e via Garosi, sarà limitata la circolazione e istituito il divieto di transito lungo il tratto di via Lungo Frigido compreso appunto tra via Mazzini e via Ferrari. La ditta operante sul cantiere, tramite Movieri, dovrà assicurare il transito in orario di entrata e uscita alunni della scuola media. In chiusura lo sport. Il calcio a 5 Città di Massa torna dalla trasferta contro la Poggi Bonsese avendo giocato solo 6 minuti del primo tempo per impraticabilità del campo da gioco della squadra ospite e come da regolamento e dai 20 passati nel gioco del calcio a 5 la squadra apuana dovrebbe aggiudicarsi la partita a tavolino conquistando 3 punti sulla classifica del campionato di Serie B. La società sta ancora attendendo l'ufficialità del comunicato, ma se verrà rispettato il regolamento, il Città di Massa vincerebbe con un punteggio di 0-6 e da come stanno ad oggi le cose conquisterebbe inoltre anche il primo posto della classifica. Primo posto fino ad ora occupato dall'Olimpia Regium, che oggi ha perso in casa contro la Pro Patria San Felice per 2-5. Mercoledì 28 novembre alle 20 alla Tenso Struttura Colline Massesi, il Città di Massa si sfiderà nel secondo turno di Coppa Italia contro il Bagnolo.
Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per domenica 25 novembre. Un cielo parzialmente nuvoloso con temperature piuttosto miti e venti deboli, mare poco mosso. Nella giornata di lunedì possibile peggioramento accompagnato da piogge sparse e temperature in sensibile calo, venti tesi e mare mosso. Durante la settimana un tempo variabile e probabile miglioramento schiarite, ma temperature in ulteriore diminuzione, venti deboli e mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapoane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci a tutti.